Ci troviamo all'ufficio tasse di Lentini, la gente protesta perché le bollette sono arrivate con il codice errato, per cui non hanno avuto la possibilità di pagare la tassa, ma all'ufficio tasse è caos. Ecco, oggi lei è venuto qui a pagare la TARES, ma c'era un problema, perché? La banca pagava la TARES, alla banca. Dopo due di fila che ha fatto la banca, l'ultimo miglio mi dice, quasi ci ha sbagliato. Canavo se non si è toccato. Quindi la bolletta lei era arrivata col codice sbagliato? La bolletta è arrivata con ritardo, è arrivata dopo, lei che è arrivata a tempo giusto. Mio marito è invalido e mi ha trovato qua tanto soldi e ancora devo pagare quella del 2012, due rate, e 106 le devo pagare ora. Come le pago che mio marito è invalido, che è malato? Ecco signora, lei si trova qui perché? Allora io vorrei sapere se devo pagare l'acqua della 6-8. Perché il problema, io ho pagato una rata della 6-8, l'acqua del comune, me ne è arrivata un'altra e bello, il problema è che nessuno mi sa dire dove devo andare e cosa devo fare. A chi mi devo rivolgere? Non lo so. E questi sono gli uffici del comune? Sì, ma sono andata là e mi hanno detto che non c'è più la 6-8, non c'è. Sto venendo qua, chi dice di pagare, chi dice di non pagare, che la 6-8 è fallimentare o meno, che cosa devo fare? Punto interrogativo, a chi devo rivolgermi? Non ha una risposta chiara. No, da nessuno, perché nessuno mi sa dare una risposta, in tutto il comune. Che devo fare? Non lo so. Siamo nel caos. Pieno. Adesso ho letto qua che devono, sta arrivando di nuovo l'acqua del 2008 che già l'abbiamo pagata. Sta arrivando, cioè non so a che punto siamo arrivati e cosa, dove andremo a finire, non lo so.